nella sostanza i comuni che fanno l'ossatura urbana italiana sono fino a 15.000 abitanti, devono praticamente osservare gli avvisi del Ministero degli Interni e presentare un documento di descrittività tecnica essenziale, una specie di documento di fattibilità che indichi cosa fare, dove fare, con quante risorse. Essere per tempo pronti a rispondere alla sfida dei bandi del Ministero degli Interni, che è uno dei tre ministeri che ha tradizione amministrativa, che le cose le sa fare, le sa istruire, ha la logica della par condicio, la cultura della par condicio, non si fa spintonare come altri ministeri, diciamo, ad indirizzo politicissimo. Allora, i sindaci, gli assessori, che hanno molta motivazione, i consiglieri comunali, le strutture tecniche, per quel poco che ci sono nei piccoli comuni, guardino entro gennaio del 2022 gli avvisi della Direzione Generale Coordinamento Territoriale del Ministero degli Interni, è retto da uno straordinario servitore dello Stato, Sgaraglia, prefetto Sgaraglia, da dove escono questi avvisi. Io sono disponibile anche a garantire quel coordinamento collaborativo che un Presidente di Commissione deve fare, probabilmente lo porterò anche in Abruzzo accanto al sottosegretario del Ministero degli Interni delegato, per fare spiegare che quell'opportunità fa riferimento ad un bando e un bando dura 30 giorni, poi è inutile che corriamo ai ripari settembrini, bisogna allineare il bisogno, l'istanza, i tempi di quel bando e poi appaltare entro i tempi che dice il bando, entro 4 mesi bisogna appaltare. Ma siccome rigenerare urbanamente, urbanisticamente, non significa fare il palazzo di Fuxas, è semplice, come mi potrebbe dire, diciamo, la parte dell'ANCE contenuta dentro a Confindustria, rigenerare non richiede una complessità elaborativa, richiede più una complessità nella direzione dei lavori che non nell'elaborazione. Allora, cari sindaci, care imprese che ci siete, cari progettisti, cari professionisti, aiutate i comuni a partecipare a questo bando. Se funziona ci metteremo ulteriori risorse, perché qual è la logica? E concludo, qui parlo davvero da legislatore. Quando un prodotto normativo funziona, arrivano le risorse. Quando è che si abbandona? Quando non funziona?